Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con Italia 2, con Casa Italia 2, un appuntamento per entrare all'interno delle notizie, per approfondire alcuni argomenti con ospiti speciali. L'ospite speciale di questa puntata è il dottore Antonio Calandriello. Con lui potremo parlare di tantissimi argomenti, non soltanto medicina, ma anche del Vallo di Diano. Vorrei toccare, perché lei è un personaggio che ha una bella analisi sul territorio, però parleremo ovviamente innanzitutto del campo che più è il suo campo, quello della medicina. Anche delle allergie, ma non solo, anche delle problematiche della sanità, perché lei ha vissuto per anni all'interno dell'ospedale di Polla, ma non solo dell'ospedale, quindi ha una lunga carriera. Dove è cominciata questa carriera? Iniziata nel Vallo di Diano. Come? Nel Vallo di Diano il 1976, dopo la laurea, un anno dopo ho avuto l'incarico di medico condotto a Sala Consilina. Per me è un onore, una grande palestra di formazione. E soprattutto un ricordo bellissimo con le persone con cui avevo a che fare, con l'esordio con la medicina scolastica a quei tempi, perché era il medico condotto che faceva la medicina scolastica ed è stata, come dicevo, una gran palestra di formazione, il contatto poi con i pazienti. Poi chiaramente ero innamorato dell'ospedale e il 79 iniziai la mia attività in reparto di geriatria. Quindi c'è stato un lungo percorso, terminato da poco. Terminato 8 anni fa, perché 8 anni fa decisi di andare in pensione in ospedale, forte di un'esperienza bellissima, inimmaginabile anche se posso dire questo, all'inizio della mia attività di medico, grazie soprattutto all'ambiente, al territorio, alle persone che ho incontrato e forse per ultimo immagino un pochino di impegno personale che non guasta mai, secondo me, che chiaramente ci vuole in queste cose, ma soprattutto credo che la ricchezza è stata proprio operare in un territorio abbastanza omogeneo all'inizio. Poi abbiamo avuto la fortuna anche di uscire fuori dal nostro territorio, nel senso che negli anni, diciamo, belli anche dello splendore del nostro ospedale, ricevevamo pazienti anche da altri territori, no? La vicina Basilicata. Le cose poi sono cambiate. Le cose poi sono cambiate, purtroppo, magari con la riforma, eccetera. Però per noi è stato un accrescimento forte, ricco di esperienze e soprattutto ricco anche di volontà personale, dove chiaramente volevamo dare sempre di più rispetto a quello che era la realtà. Eravamo ambiziosi probabilmente, un'ambizione però che ha fatto risultato, che ha fatto bene al territorio e dove molti di noi si impegnavano in questa anche gara tra le parti, una gara che non guasta, buona, nel senso... una gara tra le parti che non guastava, non era una gara a perdere, era una gara a vincere, a migliorarsi, e dove soprattutto vinceva il territorio e le persone che a noi si affidavano con fiducia, con rispetto soprattutto, eccetera. Ed è stata effettivamente, sono stati momenti bellissimi, credo, che abbiamo condivisi con tanti cari amici, colleghi, maestri che non ci sono più e che io devo ricordare. Professionisti di qualità, ricordo il dottore Robardi, il dottore Mazzeo, il dottore Rescinite, che sono stati i miei primari e i miei formatori, insieme a tanti colleghi con cui abbiamo condiviso, colleghi che qualcuno non c'è nemmeno più e che ricordiamo sempre con amore. C'era la percezione, poi entreremo nell'argomento per parlare di allergia, ma questo tema della sanità a me mi è molto caro, come a lei. C'era anche la percezione da parte dei pazienti, da parte dell'utenza, che l'ospedale di Polla, Luigi Curto, era un ospedale d'élite. Questa percezione è stata smarrita nel corso del tempo, colpa di chi e se c'è una colpa? Ma guardi, sì, noi siamo stati fortunati, questa è una cosa innegabile, perché la gente si affidava a noi, credeva
nella figura del medico che nello stesso tempo era medico, amico, confidente quasi. Non quasi, ma confidente, perché noi la nostra attività medica, oppure la visita, inizia dall'anamnesi, ovvero sia dalla storia che i pazienti ti raccontano. Tanto è vero che oggi c'è un filone della medicina, in questo nuovo evolvere della medicina, che è la medicina narrativa, dove il paziente e il medico si mettono insieme e narrano l'accaduto del paziente, che non è solo l'accaduto patologico legato in maniera specifica e chiusa della malattia, ma è tutto l'insieme, diciamo, la narrazione parla anche delle abitudini del paziente, del contesto familiare in cui vivo, del contesto culturale, dell'ambiente, che è fondamentale in alcuni tipi di patologie, soprattutto per quelle patologie di cui oggi io mi interessa, che è l'allergologia, che è fondamentale. Quindi diciamo che noi siamo stati fortunatissimi perché vivevamo quell'avventura. Poi, che cosa è successo? Le colpe? Io lo dico con grande rispetto, non credo ci siano colpe, ma forse l'evoluzione dei tempi e l'errore a non saperle valutare in tempo, ovvero sia a fare un'analisi di quello che potrebbe accadere, no? E questo è anche un aspetto delle medicine, perché oggi c'è l'altro filone, quello delle medicine d'iniziativa, cioè tu devi imparare da alcuni segni a capire quale può essere l'evoluzione anche di un solo sintomo oggi che un paziente può avere, che oggi non rappresenta patologia, ma magari fra 10 anni può rappresentare malattia. È il discorso. Quindi, del politico che guarda al momento per i voti, guarda avanti e fa il politico. La famosa programmazione, che chiaramente rende facile, se uno è capace di farla, di metterla in campo, rende facile poi tutta la cosa. E nella sanità lo è altrettanto, se non di più, addirittura, se non di più, rispetto al vivere quotidiano, al vivere al momento. Forse è stato questo probabilmente l'errore, in una mancata programmazione che poi rappresentava le risposte dai bisogni della salute. Credo che lì siamo mancati. È un discorso soprattutto politico, lo dico io, è un discorso soprattutto politico. Non voglio parlare di colpe. No, lo dico io perché è quello, quello che dicevo prima, il politico guarda al momento, lo statista guarda al futuro, è quello forse l'errore che sono compiuto, non solo nel Valodidiano, la sanità ha problematiche nella regione Campania e non solo, anche per carenza di medici, perché l'università... Però posso dire una cosa, poi magari questo è un bel argomento, però guardi che se in Italia c'è stato un momento in cui invece questo discorso è stato rispettato, la riforma, cioè la istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che se noi vediamo a livello mondiale è la riforma più sociale, egualitaria, positiva che è stata fatta al mondo, tant'è vero che ce la invidiano, ancora oggi ce la invidiano per quello che quella legge ha messo in campo. Il problema è, fatta la legge buona, poi ci vogliono chi gestisce, forse lì è mancato qualcosa, forse lì. Ma ancora oggi la nostra riforma sanitaria, il nostro servizio nazionale è uno dei primi al mondo, Un po' di orgoglio ci vuole, bisogna soltanto partire da questo orgoglio. Questo lo dico con orgoglio, perché poi i meriti sono legati innanzitutto a questa capacità di vedere, come dire, il futuro. Seconda cosa, poi la capacità come uomo di sapersi, come uomo e come professionista, di sapersi inserire in questo meccanismo che chiaramente penso che non ha eguali al mondo. E questo è l'orgoglio, ma anche un punto di ripartenza eventualmente per guardare con fiducia al futuro. Il futuro nostro è la pubblicità. Poi torniamo fra poco e parleremo di allergie con un vero e proprio esperto del territorio, anche per consigli, analisi e anche per annunciare qualcosa che faremo insieme con la nostra emittente a partire da settembre.
Ben ritrovati all'appuntamento con Casa Italia 2. Stiamo parlando di sanità con un ospite speciale, con Antonio Calandrillo. Abbiamo parlato un po' della sanità a livello nazionale, a livello valdianese, del Luigi Curto, della sua carriera da medico. Ora entriamo nel cuore di questa puntata, le allergie. Un tema che è caro a quante persone, questa delle allergie? Quanti milioni di persone in Italia, solo in Italia? In Italia sono 20 milioni i pazienti che soffrono di allergia. Personalmente ritengo che forse questo numero è anche sottostimato, perché ci sono delle forme che sfuggono ancora oggi, che poi vedremo, sono delle forme che vengono scambiate con altre patologie, però 20 milioni è un numero impressionante e soprattutto questa incidenza è aumentata negli anni. Io ricordo da quando ho iniziato, tantissimi anni fa, effettivamente era un numero molto più ristretto, oggi invece è salito per tantissime motivazioni. E siamo nel periodo, quello forse il clou, il boom, con più allergie. Io quella che conosco di più, per fortuna non credo di avere allergie, non credo, è quello del polline, quella polvere. Com'è la situazione? Quali sono le medicine che si portano a essere per cercare di intervenire? Quanto conta l'ambiente in questa situazione? Sì, diciamo che questo è il periodo in cui chiaramente noi dobbiamo combattere con l'allergia, diciamo, più frequente, quella ai polline, le famose allergie primaverili. Primaverili perché chiaramente con la fioritura di alberi, erbe, fiori, piante, eccetera, l'incidenza è molto alta. È un'allergia che è andata aumentando negli anni per tutta una serie di motivazioni. Qualcuna l'ha già anticipata, cioè il discorso dell'ambiente, i cambiamenti climatici che incidono, eccetera. Poi chiaramente questo tipo di allergia varia a seconda delle zone dove uno vive. Chiaramente una zona come la nostra, il Vallo di Diano, ricco di alberi, di piante, di fiori, è un'incidenza notevolissima, con una diversità enorme, faremo qualche esempio. I disturbi che in questo periodo che caratterizzano l'allergia è quella di una congiuntivite, cioè gli occhi che lacrimano, si arrossano, il naso che cola, gli starnuti a salve, la tosse, fino ad arrivare all'asma allergico che per alcuni bambini, ma anche adulti, rappresenta effettivamente un problema notevole. Diciamo che in questo periodo le cause più comuni sono le graminacee, ovvero sia quelle erbe che crescono spontaneamente, che la cui fioritura inizia a metà aprile fino a metà giugno, con una ripresa poi a settembre, ma è una ripresa meno forte perché il periodo di impollinazione in primavera è molto più intenso e quindi causano molto più disturbi. Ma insieme alle graminacee c'è la parietaria, la famosa erba di vendo o erba vetriolo, quell'erba che si appiccica ai muri, sui tetti delle case vecchie, in luoghi incolti, eccetera. E che è una forma di allergia, poiché ha dei polline molto piccoli, può causare spesso l'asma sostanzialmente. Poi c'è l'olivo. L'olivo, data la presenza dell'olivo nel nostro territorio, ha anche una grande incidenza. Per fortuna l'olivo ha un periodo di fioritura molto più breve rispetto alle due ricordate. Perché l'olivo fiorisce nel mese di maggio, inizio di giugno, quindi ha una fioritura intensa, però più breve Del come tempo. periodo e quindi chiaramente i sintomi. Poi ci sono degli alberi che danno grossi problemi nel nostro territorio, in maniera specifica mi riferisco al cipresso, mi riferisco al pioppo, che hanno una fioritura e danno disturbi durante i mesi invernali, perché questi sono alberi che fioriscono nei mesi di febbraio, marzo, aprile. Le famose variazioni climatiche che noi stiamo subendo, eccetera, hanno per esempio determinato proprio nell'allergia al cipresso una variabilità di incidenza
nel scatenare i sindomi, perché prima il cipresso fioriva nel mese di dicembre, adesso con le variazioni climatiche la fioritura del cipresso è stata spostata da metà gennaio in poi per 2-3 mesi. Quindi l'allergia praticamente dura tutto l'anno a questo punto. Per certi aspetti dura, esatto, tutto l'anno. Poi per esempio ci sono delle piante che non sono tipiche del nostro territorio, come ad esempio la betulla. La betulla è una pianta tipica del nord Europa, e in Svezia, nei paesi diciamo del nord Europa, l'allergia da betulla occupa il primo posto come incidenza, perché la betulla è una pianta tipica del nord Europa. Noi ad esempio abbiamo nel nostro Vallo di Diano insediamenti di boschi di betulla ai piedi del Cervati, e quindi chiaramente la betulla, oltre però a questi insediamenti che ci sono, la betulla poi è stata usata anche come albero ornamentale nei giardini pubblici, nei giardini privati. Sta arrivando anche qua. E quindi diciamo che la mano dell'uomo ha inciso, e questo è importante, perché poi lei mi ha chiesto i rimedi e parleremo alla fine di che cosa si potrebbe immaginare per cercare di combattere queste forme di allergie. Qui la mano dell'uomo c'entra molto. E poi c'è l'allergia agli acari della polvere. Gli acari della polvere sono degli animaletti che microscopicamente sono di una grandezza di micron, ovvero sia non sono visibili a occhio nudo, ma che sono presenti e persistenti negli ambienti, soprattutto durante i periodi autunnali e invernali. In autunno perché gli acari si riproducono, in inverno perché ci sono le condizioni più facili, perché gli acari persistono negli ambienti, i riscaldamenti in casa, gli arredamenti delle case. Noi purtroppo abbiamo creato delle bombe ecologiche, doppi infissi, che aiutano a tenere calda la casa, però non fanno cambiare aria, diciamo, nel modo, mantengono questa allergia, e quindi diciamo sono responsabili di queste forme di allergie. Poi ci sono un altro gruppo di responsabili, che sono per esempio i miceti, cioè i funghi, le famose muffe eccetera, che sono purtroppo anche abbastanza frequenti in territori come i nostri, che sono un poco umidi e quindi occupano un rilievo importante e danno problemi seri, perché ad esempio l'alternaria, che è un fungo che dà soprattutto la tosse, poi c'è l'aspergillus, che è un fungo che può colpire l'apparato respiratorio, sia perché l'aspergillus si può prendere in alcuni lavoratori, tipo i contadini con il fieno ammuffito, eccetera. Quindi la problematica è ampia. Sono tantissimi tipi di situazioni. Cosa deve fare una persona che pensa di avere un'allergia? Posso solo aggiungere un'altra cosa, che è un altro filone enorme, che sono le allergie alimentari, che possono scatenare anche sintomi respiratori, ma possono scatenare anche problemi una domanda addominali. Prego. La differenza fra allergia e intolleranza a questo punto? Bravo, sì. È un'enorme differenza, anche perché l'allergia è legata a un meccanismo immunitario, ovvero sia c'è una risposta anticorpale esagerata del soggetto con le immunoglobuline E, che sono cellule che normalmente le immunoglobuline ci devono difendere. In questo caso, per uno switch, ovvero sia cortocircuito, diciamo, una aumentata produzione di queste immunoglobuline, quando incontrano la sostanza a cui si allergi, c'è una reazione, c'è la reazione allergica. Come se la vedessero un nemico, anche se non lo è. Esatto. Questo è il meccanismo. Per quanto riguarda l'intolleranza, da molti anni si parla di intolleranza. Personalmente è quando un alimento crea dei disturbi che sul piano clinico sono uguali all'allergia, ma cambia il meccanismo d'azione. Cioè l'intolleranza non è una allergia, è legata alla liberazione di sostanze infiammatorie nell'organismo.
Qualcuno oggi però c'è una grande novità, ed io sono tra questi che sono convinto che l'intolleranza non esiste. Esiste invece una reazione legata a sostanze che creano un'infiammazione a livello intestinale, perché la reazione è una reazione infiammatoria da quelli che sono gli ultimi studi. Certamente non lo dico io, perché io sono solo, come dire, il fruitore finale di ricerche, di studi, ma oggi in Italia lo dice uno dei più grandi immunologi. L'immunologia è quella branca che studia proprio le reazioni dell'organismo e che è responsabile delle difese dell'organismo. Lo dice uno dei più grandi immunologi in Italia. Ed io sono convinto, anche per quello che stiamo vedendo con il discorso del glutine, ovvero sia la celiachia, del lattosio, eccetera, io credo che due sono le intolleranze fondamentali: quella al glutine e quella al lattosio, sostanzialmente. Le altre sono tutti fenomeni infiammatori, tant'è vero che ci sono dei filoni oggi che veramente comprovano questa teoria, ipotesi scientifica, però questa teoria scientifica. Queste sono le cosa avviene. Dopo la pubblicità parleremo di cosa fare per chi ha dei dubbi, quindi dove rivolgersi, come verificare se si è allergici a cosa, e cosa sta facendo adesso la medicina per aiutare chi, 20 milioni di persone e anche di più. Torniamo fra pochissimo con Casa Italia 2. Ben ritrovati a Casa Italia 2. Siete allergici? Temete di avere delle allergie? Per alcune risposte, o tutte le risposte, c'è il dottor Antonio Calandriello per parlare di chi ha dei dubbi. Io ho il dubbio di avere un'allergia, cosa devo fare? Ma prima di tutto rivolgersi a centri competenti, professionisti competenti, perché l'allergia ha avuto uno sviluppo enorme. Come dicevo, diciamo, spesso i sintomi sono chiari, altre volte invece i sintomi sono mascherati, si possono confondere con altre patologie, e quindi chiaramente ci si deve affidare a competenze. Anche perché, posso mettere un inciso? Che prego, prego. Non su internet, non farsi l'autodiagnosi. Quella purtroppo è una moda che sta prendendo piede, eccetera, poi però non sempre dà buoni risultati. Dicevo, chiaramente l'esperto perché? Perché oggi noi, chi fa questo tipo di lavoro, rispetto al passato, deve avere la capacità, e lo possiamo fare perché oggi abbiamo i mezzi, di predire anche l'evoluzione della patologia e soprattutto le complicanze a cui può andare incontro il soggetto allergico, o le interazioni, perché poi negli ultimi anni c'è stata una grande ricerca in questo settore e si è visto che, ad esempio, chi è allergico al polline delle graminacee può avere anche reazioni con alcuni alimenti. Perché? Perché i polline delle graminacee sono costituite da tante frazioni proteiche che possono essere uguali alle frazioni proteiche contenute in molti alimenti, e quindi praticamente mangiando quegli alimenti si può correre il rischio di avere delle reazioni, e magari pensiamo ad altro. Questa interazione oggi noi la possiamo conoscere con un filone nuovo che è l'allergologia molecolare, ovvero sia si fa con un prelievo, si vanno a individuare questi gruppi proteici, e soprattutto quello che è estremamente positivo con questo nuovo filone dell'allergologia è la prognosi che noi possiamo fare della malattia, e soprattutto il rischio che i soggetti allergici possono andare incontro respirando alcuni polline oppure mangiando alcuni alimenti che contengono queste frazioni proteiche, perché in base alle frazioni proteiche
noi possiamo calcolare anche il rischio a cui vanno incontro. È chiaro che questo tipo di medicina non si inventa, è una medicina legata alle conoscenze del professionista a cui ci si rivolge, e credo che sempre più l'altra cosa importante che ci dà l'allergologia molecolare, se il vaccino, che è la terapia poi principe, cardine dell'allergia, se il vaccino può fare bene o meno. Prima non lo sapevamo, oggi lo possiamo sapere, quindi possiamo prescrivere con grande sicurezza i vaccini, tenendo anche presente che i vaccini, che ripeto è il gold standard della terapia, rispetto a prima, oggi ci sono vaccini che si possono prendere per bocca e quindi evitare le famose iniezioni che si facevano una volta e che erano effettivamente molto, come dire, onerose sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista anche come dire, sociale, anche fisico forse. Fisico per i pazienti, come no, genitori che dovevano lasciare il lavoro per accompagnare i figli a fare le iniezioni, che poi si devono fare con cadenza prima settimanale, poi mensile. Quindi diciamo, oggi ci sono effettivamente delle opportunità. Basti pensare che il vaccino per le graminacee a compresse oggi lo dispensa il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, deve essere prescritto da un centro autorizzato, questo sì, e mi sembra anche logico e giusto. Per fortuna, sì. Per fortuna, questo per garantire sicurezza, efficacia quindi garanzie, come dicevo. Allora il mondo effettivamente è cambiato, però è cambiato sempre nella logica delle competenze, delle conoscenze, della proprietà, della indagine diagnostica, del monitoraggio, ovvero sia del controllo della patologia, perché poi io devo ricordare qui la importanza di fare la diagnosi precoce anche a bambini piccoli. Prima si fa la diagnosi e meglio è, perché basti pensare a un dato, che il 50% dei bambini che hanno il raffreddore allergico si può tramutare in asma allergico. E diventa considerando il numero, immaginiamo il numero di pazienti che può andare incontro ad asma se non diagnosticata in tempo e se non trattata in tempo. La classica è prevenzione che deve avvenire in ogni cosa, non solo nell'allergia. In ogni cosa. Allora, prima di salutarci, di solito i nostri ospiti, noi ci salutiamo, di solito è un ospite a volte torna dopo 3-4 anni, non torna più, invece con lei è un arrivederci, perché questa trasmissione, e non sarà solo a casa delle due, ma sarà una trasmissione di approfondimento proprio sanitario, torneremo a settembre con non solo parlare di patologie, ma anche delle problematiche della necessità, ma anche delle cose buone, perché noi siamo ottimisti. Una trasmissione che inizierà a settembre su Italia 2 con il dottore Calandriello, ma anche con tanti ospiti. Qual è l'idea di questa trasmissione? Ma l'idea è legata soprattutto alla lungimiranza dell'editore di cui siamo ospite, della sua anche spesso capacità di stimolo su certi aspetti. L'idea è quella di incontrarci, di raccontare, o meglio ancora mi piace il termine narrare, quali sono, agganciandoci al filone della medicina narrativa, che cos'è oggi la sanità? Certamente mi rendo conto che qualcuno potrà dire, ci sono oggi su internet dei programmi che soddisfano, assolutamente, sì. Noi non abbiamo questa, come dire, presunzione di voler imitare chi è più strutturato di noi, chi è più capace di noi. Noi vogliamo raccontare invece vicende di casa nostra, che sono vicine a noi, che molti di noi hanno vissuto,
con un principio: non siamo qui in veste di accusatori, ma siamo qui in veste di mediatori della sanità, ovvero sia portare tra i vari mondi che affrontano questo problema un confronto, perché molto spesso noi, per una serie di motivazioni, non per mancanza di volontà, non riusciamo a coordinarci tra di noi nelle nostre varie funzioni quotidiane, azioni, impegni, oppure anche attività quotidiane. Vogliamo parlare della sanità buona, non vogliamo parlare della sanità cattiva. Se casomai dovesse accadere di parlare di sanità cattiva, deve valere sempre il principio. Deve essere una lezione e un punto in cui noi dobbiamo recepire quello che ci serve per migliorare, per evitare di cadere nell'errore. Sono cose già dette, sono cose risapute, però sono cose che molto spesso è difficile applicare per tante motivazioni. Quindi noi siamo qui per parlare della sanità. Con chi vogliamo parlare della sanità? Con quelli che sono i responsabili nel senso positivo del termine, ovvero sia coloro che devono amministrare la società, per cui i politici in primo luogo. Io riconosco questo ruolo importante del politico nel momento in cui riconosco che il servizio sanitario che abbiamo è migliore al mondo, quindi è merito loro se è stato fatto questo, e non possiamo trascurare questo primato, che poi qualcuno ha sbagliato e questo poi sarete voi a giudicare. Noi ci metteremo nella condizione dove ognuno di noi, con quel programma che intenderemo fare, e li chiameremo qui in un confronto, e soprattutto anche per sentire le vostre opinioni, perché noi chiediamo a voi di partecipare a questo sforzo che vogliamo fare, che l'editore, che io ringrazio per la fiducia, che è Nicola Maccapane, amico, ma soprattutto anche una persona, diciamo, che è sensibile a queste tematiche, ci consente di svolgere. E quindi questa interazione, questa narrazione, questa interazione con voi e con tutto il mondo. E poi sviscereremo anche, come è stato fatto per la regia questa mattina, sviscereremo anche alcune problematiche generali di patologie che hanno una grossa incidenza, che creano grossi problemi. Mi riferisco qui, che sarà proprio un argomento portante, quello dell'oncologia, ovvero sia delle malattie neoplastiche, che chiaramente attanagliano non solo il paziente, ma attanagliano la famiglia di chi viene colpito da queste patologie, ma soprattutto attanagliano la società, tutta la società, perché è un dovere diciamo di tutta la società poi cercare di rispondere a queste patologie. Parleremo di tanti argomenti. Un inciso e poi salutiamo. Internet si aiuta a conoscere a livello globale le situazioni, le varie situazioni. Una televisione come la nostra è una sentinella del territorio. Noi siamo local, orgogliosamente local, perché possiamo vedere con un occhio più incisivo, anche con attenzione fisica, perché lo vediamo con mano, queste problematiche. Quindi avremo questo compito, un onere, un onore, e lo faremo a settembre con il dottor Antonio Calandriello, che è stato oggi nostro ospite e che ringrazio per questa chiacchierata insieme. Sono io che ringrazio voi, e a proposito di internet mi volevo permettere di dire: noi non possiamo fare a meno di internet, perché ormai internet è seguito da tutti. Durante l'idea è quella che nel corso di quella trasmissione noi potremmo dare anche dei riferimenti di quali eventualmente siti possono essere di aiuto realmente, perché noi sappiamo che in questo grande coacervo ci sono dei riferimenti che non hanno tanta qualità scientifica, eccetera. Noi ci permetteremo anche di suggerire a chi rivolgersi in alcuni casi. Ci riusciremo? Speriamo di sì, sostanzialmente, anche perché
certe selezioni non ce le inventiamo noi, ma deriva da forse conoscenze un poco più consapevoli e approfondite. Grazie dottore, grazie a voi, grazie a voi. Grazie alla regista Massimiliano Abbamonte, l'appuntamento con Casa Italia 2 torna presto, grazie a tutti.